Ecco i dati del monitoraggio di Legambiente, gli appuntamenti in Calabria della campagna di sensibilizzazione Fai anche tu la tua parte per contrastare la presenza dei rifiuti che vedi sulle spiagge e che finiscono in mare. Ogni tua scelta quotidiana è importante e può fare la differenza. Con questo slogan, Legambiente invita tutti questo weekend, 14, 15 e 16 maggio, a partecipare all'edizione 2021 di Spiagge e Fondali Puliti, la campagna di volontariato ambientale che riprende il via. Dopo lo stop del 2020 legato alla pandemia e alle misure del lockdown, la campagna 2021 sarà anche caratterizzata da un contest fotografico attraverso il quale Legambiente inviterà tutti a condividere su Instagram le foto del bottino di rifiuti con gli hashtag Ci piace un sacco e Spiagge Fondali Puliti e taggando l'associazione ambientalista nei tuoi post. Le foto più simpatiche vinceranno una shopper in tessuto Ci piace un sacco in Calabria dopo i monitoraggi già effettuati sugli arenili di Isola Capo Rizzuto, Cariati ed altre spiagge calabresi, le iniziative di pulizia programmate al momento dai circoli locali di Legambiente sono previste nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 maggio sulle spiagge di Santa Domenica di Ricadi e di Nicotera e nella giornata di sabato 23 maggio Staletti sulla spiaggia di Caminia e ad Isola Capo Rizzuto sulla spiaggia dei Gigli. Altri appuntamenti che si aggiungeranno saranno comunicati sulla pagina Facebook di Legambiente Calabria. La campagna Spiagge e Fondali Puliti, afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, è particolarmente importante nella nostra regione perché oltre alla rimozione dei rifiuti si prefigge l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul grave fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nell'ambiente. Si tratta di una battaglia di civiltà perché chi abbandona un rifiuto nell'ambiente non solo commette un atto illegale, ma sta avvelenando il territorio, i corsi d'acqua ed il mare, sta pregiudicando la nostra salute. Basterebbe anche solo pensare che i rifiuti spiaggiati che arrivano in mare attraverso i fiumi o dagli scarichi non depurati sono composti prevalentemente da plastica, uno dei principali nemici del mare e della biodiversità. Le specie marine minacciate direttamente o indirettamente dalla plastica nel Mediterraneo sono circa 260, senza contare che le plastiche degradate e microplastiche vengono ingerite dai pesci ed entrano nel nostro ciclo alimentare. Anche quest'anno si confermano al primo posto nella top 10 dei rifiuti spiaggiati gli oggetti e i frammenti di plastica o di polistirolo non identificabili, che insieme rappresentano circa il 29% dei rifiuti registrati. Al terzo posto i mozziconi di sigarette, seguiti da tappi e coperchi in plastica. Questi ultimi sono il simbolo per eccellenza di mala depurazione e in Italia sono al bando in favore di alternative più sostenibili e compostabili. Al sesto posto troviamo le bottiglie e contenitori in plastica per bevande, seguiti dalle stoviglie usa e getta in plastica con il 3,8%. All'ottavo posto reti o sacchi permitili, seguiti da materiale da costruzione con il 2,5%. A chiudere la top 10, oggetti e frammenti in plastica espansa, ritrovati soprattutto presso la foce dei fiumi uniti a Ravenna.